Io sono particolarmente contento, non solo perché Sassari è la mia città, ma proprio perché questa Mastery in questo periodo dà proprio veramente il senso della resistenza, che è un termine che amo più di altri che sono diffusi in questo. La resistenza, proprio ci ritroviamo a resistere rispetto a un periodo veramente drammatico. Per questi ragazzi stupendi che ho incontrato in questa, con un livello tra l'altro di preparazione altissimo, è veramente da sottolineare. Dobbiamo incoraggiarli e prepararli a qualcosa di grande che sarà nei prossimi anni. Cioè, ho trovato in una Sassari un po' terrorizzata, come tutte le città italiane, qui ho trovato un angolo di veramente di grande energia. C'è una grande voglia di ritornare a fare il nostro lavoro. Questa che è una missione, ma è anche un lavoro, è un lavoro che riguarda un po' tutti. Siamo necessari. Alberto Gazzale, star internazionale della lirica, è impegnato nella Sala Sassu del Conservatorio di Sassari in una masterclass sul fraseggio nell'evoluzione della parola verdiana, una tra le tante novità proposte per il nuovo anno accademico del CANEPA, al quale è stata conferita dalla Commissione europea la certificazione di qualità internazionale ECHE per il programma Erasmus. Ne parliamo col direttore Mariano Meloni. Abbiamo anche iniziato con la masterclass del maestro Alberto Gazzale, che si concluderà appunto oggi. È una delle tante iniziative che il Conservatorio ha programmato. Già dalla prossima settimana, dall'8 marzo, avremo una successiva masterclass di un grande maestro del pianoforte che è Roberto Proseda. Per quanto riguarda invece l'offerta didattica, quest'anno è partito anche per la prima volta il biennio di musica elettronica. Il Ministero ci ha riconosciuto anche il biennio di musica da camera dei mercoledì del Conservatorio, che riprenderanno dal 17 di marzo. Speriamo che possano essere realizzati in presenza, in caso contrario realizzeremo comunque una forma alternativa o una programmazione che prevede ben 20 appuntamenti che si appunto realizzeranno da marzo fino al mese di ottobre. Quest'anno, a differenza degli altri anni, utilizzeremo anche i mesi estivi per la programmazione delle attività.